Andiamo a giocare la squadra, il campo della squadra più forte, che stanno bene, vengono da, sembra, 18 risultati utili, l'ultima partita l'hanno persa con Livorno, o in casa. Magari per la legge dei grandi numeri ci sta anche il colpaccio. Noi andiamo fiduciosi perché sarà un bello spettacolo, un gran bel clima, e quindi sarà anche uno stimolo vedere uno stadio praticamente pieno, perché a Bergamo mi sembra ci siano 12-13 mila abbonati, quindi per noi sarà un ulteriore esame anche per quello che riguarda appunto l'aspetto ambientale per i nostri ragazzi. Però dobbiamo andare a giocarci la partita con grande rispetto, perché l'Atalanta è la squadra più forte, ma non con timore. L'Atalanta poi dopo, alla fine, la partita se la vince, la deve vincere sul campo, non prima. E mi aspetto questo dalla squadra, che andiamo con la convinzione di fare il risultato, perché secondo me ne abbiamo anche le possibilità. Quando abbiamo trovato queste squadre abbiamo sempre fatto bene, quindi mi aspetto domani un'ulteriore prova positiva. La squadra ha sempre fatto delle belle prestazioni contro le big. Sì, appunto, sicuramente ora abbiamo detto che Torino ha scavalcato la regina, però fino alla settimana scorsa noi con le prime 5 in classifica, e manca solo questa partita, non abbiamo mai perso, cercheremo di anche mantenere queste battibili piccola. Anche a livello prestazionale, perché a Torino al secondo tempo lo giocavamo meglio di loro. Sicuramente, è vero, anche a Torino non meritavamo di perdere, però purtroppo poi alla fine, insomma, è una situazione solo statistica, però il fatto che magari quando abbiamo quel pizzico di attenzione in più, di concentrazione in più, derivata dalla forza dell'avversario, facciamo bene, e domani sicuramente lo dovremo avere, perché Atalanta è una signora squadra. Senti, che momento è del campionato? Perché comunque c'è, vedi, l'Atalanta poi è chiaro, insomma, pensate partita per partita, però poi ci sarà il Livorno, cioè, è forse il momento ormai cruciale, ci cioè siamo alle cose alla fine, insomma, è normale che ora contano tanto i punti ora, cioè, è normale che non c'è più possibilità di sbagliare, quindi ogni partita viene affrontata anche con un po' di tensione in più, proprio tensione emotiva. Ed è chiaro che noi ci eravamo prefissi di arrivare a queste ultime 6-7 partite per poi giudicare quello che poteva essere stato il nostro campionato e eventualmente vedere se potevamo fare qualcosa di più della salvezza. Siamo a metà del guado, lì a metà classifica, quindi sarà difficile riuscire a entrare nella lotta playoff, perché abbiamo sprecato in quest'ultimo mese, soprattutto nelle ultime 3 partite, fra Crotone e le 2 in casa, la possibilità di fare qualche punto in più, e quindi l'obiettivo principale ora resta arrivare alla quota salvezza, 51-52, quello che è prima possibile. Quindi poi a meno che non si faccia 2-3 vittorie consecutive, sarà difficile poter pensare, anche se poi la distanza fra playoff e playout è la stessa, però abbiamo tante squadre davanti, quindi dovremmo inanellare una serie consecutiva importante. Domani sarebbe molto importante fare il risultato per ritrovare anche morale e autostima, questo sì, per poi affrontare la partita contro il Livorno con una grande carica. Però è normale che per quello che erano le aspettative iniziali e i nostri obiettivi siamo chiaramente in linea con il programma. Ecco, quanto la salvezza? Sarà un pochino? No. Dipende, perché insomma, poi alla fine dipenderà a vedere l'Ascoli, lo devono ripenalizzare, credo. Sì, quasi sicuramente. No, non so, io non ci ho mai visto una questione. Dovrebbero 3 punti a breve. Addirittura 3? Sì, 3 punti, parlavamo di 3 punti. Insomma, se gli danno 3 punti, il Porto Corallo, ho visto che ha un calendario difficilissimo perché gioca con la Triestina, poi in 3 partite mi sembra che va prima a Siena a pescare in casa e poi a Bergamo con l'Atalanta. La salvezza potrebbe essere sì anche più bassa, e probabilmente se penalizzano l'Ascoli, il Porto Corallo poi deve fare i punti per formare il gap fra quart'ultima e quint'ultima, quindi non lo so, noi pensiamo a noi stessi, secondo me 51 punti bastano, e quindi a noi ce ne mancano 6, però li vogliamo fare prima possibile, insomma, non vogliamo arrivare col fiatone a giocarci poi le ultime 2-3 partite con l'ansia di dover fare risultato per forza, perché altrimenti rischieremo qualcosa. Non credo che la squadra, nessuno di noi vuole questo, però dobbiamo andare in campo
con grande carica agonistica, con grande attenzione e grande concentrazione. Comunque da quando c'è il campionato a 22 squadre, soltanto una stagione, a 52 punti hanno fatto il play-out. A 52 sei sempre salvo, ma spesso e volentieri anche a 51 sei salvo, senza fare il play-out. Questa è proprio statistica, prendendo l'esame del campionato dal 2004-2005, prima stagione sì, però le squadre. Partite hanno sempre risultati strani. Sì. Ci sono squadre che hanno già vinto, squadre che hanno già perso, quindi bisognerà vedere anche poi i calendari. Salvo c'è un Cittadella a Milano F, tra l'altro. C'è Piacenza-Cittadella, perché anche Piacenza comunque è un calendario molto molto difficile. Però ribadisco, noi dobbiamo guardare in casa nostra, vedere certo. Quelle che sono. Anche perché il nostro problema è facile come calendario. Perché comunque, bravo, stavo dicendo che il nostro calendario comunque ci riserva molte insidie, non c'è una partita scontata assolutamente. E quindi non guardiamo gli altri, ma guardiamo noi a fare i punti che ci mancano da qui a. Come ci sono i marmisti fisicamente a questa parte? Ho visto c'è qualche giocatore o qualche problema, per esempio Mirko, Antifiori non c'era. Sì, Mirko ha. Precauzionalmente ieri avevo un po' di febbre, quindi siccome lo voglio chiaramente, visto anche che Musacci è squalificato, domani mettere in campo, abbiamo preferito tenerla a riposo, però parte regolarmente, a meno che non abbia un aggravarsi della situazione in giornata, penso che non ci dovrebbero essere problemi, e me lo auguro. Poi Fabrini a mal di schiena, non c'era stamani, non partirà neanche, e poi ci sono due o tre dubbi riguardo alla formazione, ma sono dubbi soprattutto a livello tecnico-tattico. Per esempio, Corani e Lehmann, viste comunque le alternate, quindi potrebbero giocare l'uno o l'altro. Però Lehmann come sta? Dipenderà anche da come va la partita, perché magari ci potrebbe essere bisogno anche di tutte e due. Beh, Lehmann ha recuperato, nell'ultime tre partite ha fatto sempre in crescendo, è entrato sempre un po' di più, quindi bisognerà testare anche come sta. Cioè sta pensando anche di buttarlo dentro all'inizio. Sì, sinceramente il dubbio Coralli-Levan ce l'ho, visto che Coralli comunque non sta benissimo, è stato fermo poi due settimane, quindi potrebbe essere utile anche a partita in corso. Però alla stessa maniera Coralli, come sempre detto, è il nostro terminale offensivo più importante, e averlo in campo anche per gli altri può essere una preoccupazione in più, quindi ci vuole pensare fino alla fine. L'altro dubbio riguarda Mazzorati e Mori. Perché Mori sinceramente sta bene, contro Novara non aveva giocato solo per un discorso appunto tecnico, per le caratteristiche che avevano gli avversari. Domani invece potrebbe essere più utile lui, perché chiaramente loro alzano spesso la palla, sono molto fisici là davanti e quindi serve un giocatore con giocatore. Loro hanno anche dubbio davanti, c'era Tiribocchi, che è entrato un po'. Non so se farà giocare Tiribocchi o Ceravolo insieme a Ruopolo. Se Tiribocchi ha recuperato probabilmente giocherà Tiribocchi, credo, altrimenti confermerà la formazione che tanto bene ha fatto a Modena. Però l'Atalanta ha una rosa e giocatori talmente bravi che problemi di formazione lui non ne ha di sicuro. Senti, Lazzari è qualche settimana si sta allenando con il Lazzari gruppo? Viene in macchina, ok. Senti, domani sarà importante anche cercare di tenere la difesa un po' più alta, magari anche per non concedere punizioni dal limite, perché loro sono devastanti. Sì, infatti anche stamani ho parlato con la squadra e li ho avvisati, che non solo per quello che riguarda insomma l'aspetto di qualità dei calciatori, perché battono molto bene questi calci a rientrare, sia per la qualità poi degli attaccanti che hanno, e anche perché comunque l'Atalanta è l'Atalanta, nel senso che poi in area di rigore si fanno sentire tante cose, quindi dobbiamo stare attenti a concedere pochi calci piazzati e essere bravi in quei pochi a difendere con grande attenzione senza concedere niente, perché potrebbe essere, loro hanno vinto spesso partite su calci piazzati e le hanno sbloccate. Quindi sono una squadra che ci lavora molto, si fa grande affidamento e noi non dobbiamo assolutamente perdere marcature o perdere attenzione a questo tipo di situazioni. Sarà un po' la chiave, che tu dopo il Siena, lo dicesti, cioè, se questa squadra non prende gol può veramente vincere con tutti. Cioè, sarà sicuramente. La io infatti sono molto fiducioso per questo, perché quando abbiamo affrontato queste squadre, vedi Regina, Siena, Atalanta, Novara, insomma, nei 9 incontri che abbiamo disputato con queste squadre mi sembra abbiamo preso gol con Novara, e ora non vorrei sbagliare, poi no. Mi sembra pochi con Novara qui, poi 0-0 e quel 1-1 a Novara, 1-1 a Novara, 0-0 qua, poi abbiamo vinto col Siena e con l'Atalanta 0-0 a Siena, col con la Regina abbiamo vinto 1-0 e col Valencia abbiamo preso un gol, 2 gol in 9 gare, dimostrazione che quando
la nostra attenzione è al 101%, diventa difficilissimo farci gol, e domani dovrebbe essere al 110%. Quindi poi dopo ci sta anche di subire qualcosa, però devono essere bravi loro a metterci in difficoltà, non dobbiamo assolutamente essere noi a concedergli qualcosa, perché chiaramente non ne hanno bisogno. Ecco, di contro l'Atalanta però soffre un po' le palle inattive avversarie, anche all'andata noi uno dei gol lo facciamo in una situazione del genere. Sì, hai provato qualche situazione? Sì, abbiamo provato soprattutto nelle partitine, però mi sono dedicato soprattutto all'aspetto difensivo, perché loro ce l'hanno. L'aspetto offensivo, anche noi abbiamo i nostri centimetri con Stolini, con Leva si giocherà, con Mori si giocherà, quindi con Borzegno stesso. Dovremmo essere bravi per non mettere difficoltà. Sì, hanno questa caratteristica, se da una parte sono molto bravi, dall'altra qualche gol in troppo l'hanno preso sul calcio piazzato. Poi bisogna vedere, perché secondo me il nostro problema non è tanto che... è che spesso chi va a batterli non batte benissimo, e se chi va a batterli non batte bene, poi diventa difficile fare qualcosa di impossibile. Un po' anche come i cross, che in partita spesso e volentieri si cercano, si provano, però puntualmente si sbagliano. Sì, perché poi la serenità che uno ha in allenamento non sempre ce l'ha in partita, quindi c'è quella tensione emotiva che spesso ti porta a sbagliare per troppa voglia di far bene. Si sbaglia perché ci si mette veramente quella tensione in più, che non, a volte magari è anche esagerata. Effettivamente noi i cross per i nostri attaccanti non ne abbiamo fatti bellissimi nell'ultimo periodo, anzi quando ci siamo arrivati sul fondo spesso abbiamo sbagliato. Dopo queste due partite, dopo questi finali di partita consecutivo in casa, tu hai 40 anni, navigatissimo, quindi hai già digerito la squadra, sono giovani, hai sentito qualcosa, pensi che possa aver dato noia, possa influire emotivamente questa cosa? Fa finta di nulla, cioè io non sono ipocrita, nel senso che oh, ma va tutto bene, no, perché comunque ci è dispiaciuto che i nostri tifosi ci abbiano fischiato, ci è dispiaciuto che abbiano preso male questi due pareggi. Però alla stessa maniera sappiamo anche che fa parte del gioco, quindi vogliamo cercare di trasformare i fischi in applausi, e domani è la partita giusta.